La raccolta nei campi è già iniziata ed è tempo per un primo bilancio per la campagna del pomodoro da industria 2020 che si allarga alla filiera della consegna e trasformazione. Al 26 agosto nel nord Italia si è arrivati al 52%. Per il territorio piacentino, con i suoi 10.025 ettari coltivati, la maggior superficie a livello del nord Italia, si entra nel vivo. Siamo al 52% del pomodoro raccolto, questa è la media del nord Italia, ma Piacenza è assolutamente allineata. La qualità, quella che abbiamo riscontrato fino a qualche giorno fa, era ottima. Un 4,99 di grado Brix, che è superiore alla media del grado Brix riscontrato negli ultimi 5 anni. E bisogna vedere come andrà nei prossimi giorni. La campagna naturalmente finirà oltre metà settembre. Dal Ministero delle Politiche Agricole arrivano gli indennizzi per gli agricoltori danneggiati dall'accelerazione della maturazione del pomodoro e che a causa dell'anomalia climatica estiva non riusciranno a conferire il loro pomodoro agli impianti di trasformazione. Abbiamo avuto questo fine luglio anomalo dal punto di vista meteorologico, che ha provocato una maturazione anticipata del pomodoro previsto per le settimane successive. Questo ha costretto le industrie a lavorare a ritmi come mai per il passato per raccogliere tutto il pomodoro. Qua e là qualcosa rischia di restare in campo. Per questo abbiamo, insieme all'Organizzazione dei Produttori Agricoli, chiesto al Ministero l'attivazione di una misura prevista dai fondi europei per indennizzare gli agricoltori che non riuscissero a consegnare tutto il pomodoro. Il Ministero ha accolto questa richiesta e nei prossimi giorni partiranno gli accertamenti sui campi per avere i dati formali.